Nell'ambito della giornata nazionale del paesaggio promossa dal MIBACT, anche gli alunni dell'Istituto Comprensivo di Sant'Arsenio, le classi 3a B e 1a B, sono stati impegnati in attività di conoscenza e scoperta del paesaggio in cui vivono, nell'ambito del progetto Viaggio attraverso il paesaggio. Accompagnati dall'insegnante Silvia Torre, ideatrice del progetto, gli alunni hanno evidenziato gli aspetti e le criticità del territorio in cui vivono. Quello che è venuto fuori è alquanto interessante, spiega la professoressa Torre, perché gli alunni di San Pietro Altanagro, che frequentano l'Istituto Sant'Arsenese, hanno messo in evidenza soprattutto il valore identitario del paese, riportando nei loro lavori il grande valore che ha per loro il Parco dei Mulini o anche il lavatoio comunale di San Pietro. Invece i ragazzi di Sant'Arsenio hanno lavorato autonomamente sulla tutela e salvaguardia del paesaggio. Il percorso compiuto dagli studenti si è concluso con un'attività di educazione ambientale, durante la quale i giovani alunni hanno trovato e raccolto rifiuti di ogni genere nella piazza principale di Sant'Arsenio. Ne segue la necessità, spiega l'insegnante, di denunciare lo stato di degrado in cui versa il nostro paese. Nel loro tour nel centro di Sant'Arsenio i ragazzi si sono imbattuti anche nello stato di degrado e pericolosità in cui versa Piazza dei Padri Domenicani a Sant'Arsenio, oggetto di atti vandalici nei mesi scorsi che hanno ridotto la struttura ad un cumulo di vetri rotti e porte scardinate. Necessità, aggiunge l'insegnante, che significa celebrazione del paesaggio, perché bisogna partire dal riconoscere lo stato dei fatti per provare a invertire le tendenze. Gli alunni sono stati accompagnati dagli insegnanti e le loro attività sono state supportate anche dalla Proloco di Sant'Arsenio.